Allora, io 2 anni fa, a un certo punto mi sono detta, ma io sto andando veramente nella direzione giusta, ho messo in dubbio il mio lavoro, perché è quello che dovremmo fare un po' tutti, ogni tanto mettiamoci in dubbio, perché così ci rendiamo conto se stiamo andando nella direzione vera, nella direzione giusta per noi. Ho messo in dubbio il mio lavoro perché mi sono detta, ma io non riuscivo a spiegare che lavoro facevo. Perché quando aiutavo le persone riuscivo a cambiare la loro vita, riuscivo a cambiare il loro modo di vedere le cose, lo facevo attraverso molti metodi che io mischiavo insieme, lavoravo col mio personale metodo. E quindi quando qualcuno mi diceva ma che lavoro fai? Io non riuscivo a spiegare, era più facile farglielo vedere che spiegarlo. E quindi mi sono detta ma qual è il mio dono? Qual è la mia capacità personale? Come mai quando io arrivo a lavorare con le persone, poi queste persone cambiano, queste persone tirano fuori il meglio di loro. E cercando poi, sempre grazie a quelle coincidenze, no? Che le stesse coincidenze che mi hanno portato anche qua, ho capito che cosa faccio. Io aiuto le persone a tirare fuori il loro naturale carisma. Ora, la parola carisma è una parola che nella penisola italica non esisteva, è una parola che ci arriva dalla Grecia e ci arriva attraverso che cosa? Attraverso le sacre scritture. Poi dopo noi italiani o italici abbiamo preso questa parola e col tempo gli abbiamo dato, come avviene spesso con le parole straniere, un'accezione alle volte anche non propriamente identica al significato reale. Quindi spesso la parola carisma noi pensiamo, immaginiamo un certo tipo di persone. In realtà la parola carisma nelle sacre scritture è molto chiara, cioè si capisce chiaramente che cosa vuol dire. E anche se non siete credenti, potete pensare che stiamo parlando, prima abbiamo parlato di spirito, no? Di questo vento, di quest'aria, potete pensare a sostituire la parola spirito per esempio energia, oggi sappiamo che siamo fatti di questa energia. Poi chi ha fede può pensare che arriva da Dio, ma io personalmente sono credente, ma capisco che qualcuno potrebbe non essere. Ma ascoltate comunque queste parole tratte dalla Bibbia perché sono veramente molto 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 significative. Sentite bene. Vi sono poi diversità di carismi, e già qui non ce n'è uno solo, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri. Ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutto, in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Quindi già fino a qui ci ha detto che ci sono tanti carismi diversi e che ce li abbiamo tutti. Ognuno di noi ha un suo carisma naturale e che lo manifestiamo per che cosa? Per l'utilità comune. Quindi il nostro carisma, il nostro lato migliore, la parte migliore di noi, come la parte migliore di Leonardo, serve per il mondo, per tutti, per gli altri. Deve essere donato, deve essere dato, deve essere manifestato. Poi sentite, continua. A uno viene concesso lo spirito. Dallo spirito il linguaggio della sapienza, a un altro invece per mezzo dello stesso spirito il linguaggio di scienza, a uno la fede per mezzo dello stesso spirito, a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico spirito, a un altro il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di distinguere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro infine l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. Ognuno di noi ha la potenzialità carismatica nascosta in sé. Poi può decidere di manifestarla oppure no. Perché vi sto dicendo questo? Perché Leonardo l'ha manifestata. Perché Leonardo ha riconosciuto in sé e ha voluto vivere se stesso appieno e ha voluto portare se stesso a tutti gli altri. E l'abbiamo sentito qua su questo divano. Quante volte
ci hanno detto quello che lui era, quello che lui portava, quello che lui dava. Perché viveva appieno tutto il suo potenziale. Aveva capito che quel dono che lui aveva doveva essere dato, ma aveva anche capito che quella malattia era un mezzo per poterlo dare, era un'opportunità per poter manifestare questo dono. Allora, cosa potete fare voi? Cosa puoi fare tu? Cerca questo dono dentro di te. Cercalo. Ce ne sono tanti, tanti di carismi. Perché se solo io vi dico il Dalai Lama, o il Papa, o Steve Jobs, non sono forse tre manifestazioni diverse di diversi carismi, ma tutte e tre sono carismatici? Certo che sì. Il carisma non è solo quello, ognuno di noi ha il proprio. Però tu puoi prendere quel carisma tuo, trovarlo, e come fai? Togliendo la maschera, togliendo tutte quelle maschere, tutte quelle paure, tutte quelle difficoltà che ci sono state, che ci siamo presi poi nel corso del tempo. Perché quando noi siamo giovani ci fanno male, ci fanno soffrire, qualcuno ci prende in giro, qualcuno ci dice che siamo stupidi, qualcuno ci dice che quello non va bene, che quello è sbagliato, che quello è sciocco. E quindi abbiamo cominciato a nascondere, 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 e tutta la parte più bella, che noi consideriamo fragile, ma invece è la più bella di noi, l'abbiamo nascosta. E smettiamo di mostrarla, di farla vedere, di donarla agli altri. Ma guardate con un solo carisma cosa ha potuto fare Leonardo. Pensate se tutti noi tirassimo fuori realmente quello che siamo. Che cosa potremmo fare di questo mondo? Che cosa potrebbe essere questo mondo? Qualcosa di meraviglioso, di straordinario. Potrebbe veramente essere il mondo ideale che ci viene in mente quando chiudiamo gli occhi e pensiamo al mondo che vorremmo. Ecco. Questo è il carisma, questo vi dico di fare. Vivere appieno la vostra vita, ma viverla intensamente, ogni momento, tirare fuori tutto, vivere a mille, tutta la vostra potenzialità, fino all'ultimo giorno della vostra vita, perché solo facendo così potrete dire un giorno quello che ha detto Leo: non so quando e come morirò, di sicuro non morirò di noia.